piace molto questo. Ma ci possiamo mettere dentro anche del cibo? Eh? Io ci farei delle polpette dentro. Scegli un disegno. Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere uno di questi disegni, colorarlo e poi dopo... Poi è rimasta la macchina, possiamo ritagliarlo? Vorrei che riesci le forbici per ritagliarlo, lo ritagli tu. Bravissimi, bravi, vicino al biberon, ottima scelta. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo dopo. Raccontiamo una bella storia. È un tour vero e proprio, nel senso che questo è un periodo in cui l'Antoniano riprende tutte le attività legate all'Antoniano d'oro, in particolare televisive, quindi vedrete proprio l'assetto work in progress, compresi. Allora, buongiorno, il TV Studio è in una fase di trasformazione. Lo studio televisivo è uno, quindi tutto qua la struttura che c'è. Quella che vedete montata adesso, il nuovo Radio Rock and Dolls, che andrà in onda da lunedì mattina alle 9 sul canale Super. Quindi il budget per mettersi in mezzo. Quindi abbiamo dovuto aprire e sfilare. Allora, come vi dicevo prima, questa è la regia. Senza questo da casa non si può vedere niente, che sia analogico, che sia HD, che sia quello che è. Ma senza una cosa di questo tipo non si può vedere, e non si può vedere nessuna cosa. Sì. Con le linee di note, che sono quelli ex piccolo lavoro che vogliono continuare a coltivare la loro passione per il canto. Una è la tessera dell'Antoniano, ce l'avete tutti? Bravi, se non ce l'avete fuori, appena uscite, ci saranno le mie colleghe che ve ne potranno dare una. E l'altro è il libretto del teatro. Partiamo dal primo, la tessera. Allora, è molto utile la tessera perché se mettete il vostro nome e cognome, avrete tante agevolazioni durante l'anno per tutto quello che è il mondo antoniano. E quindi, insomma, vi consiglio di farlo. Claudio, fai vedere l'ambra, per favore. Ambra, no, questo è blu, vabbè, blu, ambra, bello, bene, 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 ciao, siete qua per lo spettacolo? Sì, ma siete in anticipo? No, siamo noi che siamo in ritardo, no, non è possibile, non siamo mai in ritardo. No, siamo in ritardo. E avete visto altri attori prima di me? Sì, no. Sì, vabbè, insomma, si staranno preparando, gente molto precisa, si staranno truccando, sono persone molto puntuali di solito. Io adesso li vado a chiamare, va bene? Ok, arrivo subito, più o meno subito, eh? Arrivo. Ma allora, vi muovete? Siamo in ritardo! No, ma veramente, ma sai cosa sei? Sai cosa sei? Sentiamo cosa sei? Sei una cipolla! Cipolla a me? Zucchina! Ravanello, bello, non ti sei una melanzana! E tu una patata! Patata! Buongiorno! Ciao! Ciao! Dove sono gli altri attori? Come voi? Gli altri 12 attori? Chi doveva avvisarli? Lei? No, guarda che tu che devi avvisarli. Ma mi state prendendo in giro? No. Non lo sapete che fra 5 minuti arriva il grande narratore? Il grande narratore? Il grande narratore? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo? Beh, facciamo che tu decidi cosa fare. Bella idea. No. Molto bene! Da quel momento tutti gli strumenti cercano di accordarsi a quella nota! Non fa più sicuro, non fa più niente!
Da questa cozzaglia di rumori si evince una nota all'unisono, il la. Zitti, sta entrando il direttore d'orchestra, attraversa la sala, sale sul podio e scoppia un primo breve applauso. Tutti gli occhi sono puntati sul suo braccio, sulla sua mano, sulla sua bacchetta. Eseguita dai legni. Ma cosa succede? In eterno. Ah.